Innanzitutto vi vogliamo esprimere il nostro più caloroso benvenuto a nome di Giulio De Angeli e di tutto il team di A Choice for Life, orientamento universitario. Come sapete, la prima giornata dell'evento sarà costituita da un seminario interattivo. Sì, avete capito bene, sarete chiamati a rispondere a un torneo di orientamento universitario che abbiamo preparato apposta per voi, per rendere questa esperienza il più coinvolgente e memorabile possibile. In questo breve video vi spiegherò operativamente come partecipare al nostro gioco. A coloro che effettueranno i punteggi più alti al nostro torneo di orientamento universitario verrà rilasciato uno speciale diploma e verrà fornito uno speciale premio generosamente offerto dai nostri sponsor. Permettetemi di ringraziare a nome di Giulia e di tutto il team i nostri sponsor per la profonda sensibilità che hanno dimostrato nei confronti della tematica dell'orientamento universitario e dei giovani del nostro territorio. Esprimiamo loro la nostra massima stima e gratitudine per aver reso possibile tutto questo. Nel corso della prima giornata, ogni 5-10 minuti porgeranno al pubblico una domanda a risposta multipla. Le domande sono in tutto 28. Nel momento in cui il relatore inizia a leggere la domanda, si apre la finestra temporale nella quale potrete rispondere alla stessa. La finestra verrà chiusa esattamente 2 minuti dopo il momento in cui il relatore avrà finito di leggere la domanda. Quindi avete un massimo di 2 minuti da quell'istante per pensare e per rispondere. Per farlo dovete andare sul nostro sito che vi ricordiamo essere www.achoiceforlife.it alla voce materiali e cliccare su torneo prima giornata. Vi si aprirà una pagina dal nome torneo in cui troverete tutti i link a tutte le domande del nostro torneo. Quando si apre la finestra temporale per rispondere alla prima domanda, allora cliccate su domanda 1. Vi si aprirà un modulo in cui dovete inserire la vostra email e la risposta alla domanda e dopodiché cliccate su invia. Stessa cosa, quando viene aperta la finestra temporale per rispondere alla domanda numero 2, cliccate sulla domanda numero 2 e inserite la vostra mail e la risposta alla domanda. Infine inviate. Attenzione, vi sarà obbligatoriamente richiesto di inserire la stessa mail con la quale vi siete iscritti al progetto A Choice for Life. Vi consigliamo di tenere aperta la pagina a torneo e di tenere a portata di mano il vostro indirizzo email, in quanto dovrete incollarlo nel modulo ad ogni singola domanda. Se avrete indovinato la risposta corretta, vi verrà attribuito un punto. Viceversa, se la risposta da voi inviata risulta errata o se non avete risposto, verranno attribuiti 0 punti. Alla fine della giornata pubblicheremo una graduatoria dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto i punteggi più alti e a costoro invieremo un premio speciale e un diploma. Speriamo che questa iniziativa risulti di vostro gradimento. Come team siamo fermamente convinti dell'importanza dell'interattività per sviluppare una comunicazione efficace, specialmente quando questa avviene a distanza ed è difficile per l'oratore trasmettere le proprie emozioni e sviluppare un contatto diretto con il pubblico. Siamo fiduciosi che questo gioco che abbiamo predisposto per voi possa rivelarsi coinvolgente e divertente, così come noi stessi ci siamo divertiti nel conceperlo e nel realizzarlo. Ovviamente rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi dubbio o necessità. E che dire, ragazzi, nell'attesa di incontrarci tutti al nostro evento A Choice for Life, orientamento universitario, vi abbracciamo e vi salutiamo con tutto il nostro affetto. A presto, ragazzi.